tre reti in un colpo solo, quest'anno il Teramo le aveva subite solo nell'anticipo televisivo con la Vispesaro, con l'unica differenza che in quella circostanza i ragazzi di Cappellacci misero sul prato una cinquina che regalò la vittoria. A Civitanova alla ripresa dopo la lunga pausa invece è tutta un'altra storia, perché per la Civitavonnovese questa era la partita, e soprattutto perché quando dopo 47 minuti vai negli spogliatoi sotto di due gol e due uomini, la vita è terribilmente più complicata. Cornice di pubblico straordinaria, oltre 1500 gli spettatori, nel Teramo che parte con Serraiocco tra i pali e Masini, il primo a suonare una carica che durerà però troppo poco. Alla punizione di Marci manca qualche centimetro al minuto 10, antipasto del vantaggio rosso-blu che si materializza al 21esimo. Lo schema da piazzato libera l'incontenibile Rossi, la respinta di Serraiocco è corta e favorisce involontariamente Giordano Paganotto, che in area si trovava per saltare di testa, ma che concretizza al massimo quanto invece si ritrova sui piedi. Strada in salita e che ripida lo diventa ancor di più, quando, nemmeno 60 secondi dopo l'1-0, l'ingenua reazione di Calabuig su Traini costringe Lazzeri di Arezzo a sventolargli in faccia il primo rosso di giornata. Cappellacci arretra Valentini in difesa senza operare cambi. Gli abrutini non ci stanno, le provano dalla distanza. Davide Traini e Petrella, partita opaca la sua, mancano di poco il bersaglio. È proprio a ridosso degli spogliatoi però che il Teramo combina la frittata che le costerà la partita. Ferrani appoggia corto di testa. Michael Traini concretizza il gran lavoro di pressing fatto finora. Anticipa tutti, Serraiocco non ha scelta, lo stende in area, rosso per l'estremo difensore. Teramo in 9, stavolta il cambio è obbligato. Fuori Petrella, dentro Paride Pompei che nulla può sul rigore che lo stesso centravanti civitanovese è glaciale nel trasformare. Il paradosso sta nel fatto che i biancorossi al rientro in difficoltà non paiono proprio. Speranza prende il posto di Valentini e da piazzato nascono addirittura opportunità per accorciare le distanze. Ne sa qualcosa Rivnak, costretto agli straordinari sull'inserimento aereo di Traini. Ma l'ex Sant'Egidiese di testa è ferale, minuto 69, quando incorna la pennellata di De Fabritis, stavolta per il portiere rossoblu, nulla da fare. Partita riaperta e che il Teramo potrebbe clamorosamente rimettere in sesto. Quando Bucchi trova lo spiraglio, Masini ci si tuffa dentro, scarica il diagonale disinnescato da Rivnak. L'ultima carta che Cappellacci si gioca è quella che ha le sembianze di Davide Borrelli. Servirà a poco però il cambio, perché Paganotto, ancora lui, scheggia la traversa prima del gol super, minuto 93, firmato Stefano Mandorino. Tifosi civitanovesi in delirio, partita che finisce praticamente qui. Il Teramo dopo Ancona si ferma ancora, le rivali arrivano di gran carriera. La storia di questo campionato, insomma, è ancora tutta da scrivere. Cappellacci, che la trasferta di Civitanova fosse insidiosa lo si sapeva anche prima di questo pomeriggio. Certo, poi se si rimane in 9 dopo 48 minuti diventa tutto più complicato. Sì, è stata una partita dove ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo commesso degli errori che magari in altre circostanze passano inosservati, perché poi la palla non va in rete, e invece oggi al minimo soffio di vento abbiamo preso gol. Tutto sommato noi la partita nel primo tempo, nonostante abbiamo subito due gol, l'abbiamo fatta bene dal mio punto di vista. E l'errore è stato quello di perdere un uomo per l'espulsione, dove la palla era anche una palla nostra, quindi siamo stati poco bravi. E poi alla fine del primo tempo, quando dovevamo solo aspettare che ricominciasse l'altro, quindi far scorrere un po' i minuti, abbiamo insomma commesso un'altra piccola ingenuità che purtroppo ci è costata gol e espulsione, quindi la partita si è messa praticamente, è diventata impossibile, anche se poi nel secondo tempo noi, facendo attenzione a non prendere una goleada, ci siamo tirati indietro sperando in qualche episodio, e magari qualche episodio ci è anche capitato su qualche palla da fermo. Se fossimo stati super fortunati l'avremmo anche potuto pareggiare e avremmo fatto una grande partita nonostante gli errori che abbiamo commesso. Io credo che noi da domenica ricominci il nostro campionato, siamo a più 2 rispetto alle altre. La prima partita l'abbiamo pareggiata, quindi oggi l'abbiamo persa, abbiamo perso 2 punti, quindi per noi il campionato comincia domenica e sicuramente dobbiamo iniziare a fare 10 partite in casa e 6 fuori casa. Credo che oggi il Teramo 9 contro 11 non abbia demeritato in modo in assoluto, avete visto tutti
Siamo stati penalizzati dall'inizio, non dico niente contro l'arbitro perché tutti possiamo sbagliare una partita, credo che non, a noi ce ne hanno ammoniti 8, non era una partita da 8 ammonizioni. Voglio un Teramo da domenica molto più cattivo, perché giustamente quando giochi fuori casa viene il Teramo, tutti giocano con una grinta in più, un modo diverso di affrontarci con una certa cattiveria. Noi forse questo l'abbiamo perso, la dobbiamo riprendere da domenica. Sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità importanti, ha fisicità, ha giocatori di qualità tecniche incredibili. Non riuscivo a capire chi fossero i giovani loro, per dire che hanno anche a livello di giovani una squadra che ha veramente qualità. Ci è andata bene, sinceramente ci è girato tutto bene, poi abbiamo sofferto un pochettino, il ragazzino dietro si è addormentato un attimo, ma è un giocatore che è arrivato questa settimana qua, se no una palla talmente facile di lettura che probabilmente non si prendeva neanche gol lì. Poi il 2-1 chiaramente ti condiziona, quindi ti viene un pochettino più di tensione, però mi sembra che l'abbiamo gestita bene, insomma, fino alla fine, soffrendo quello che bisognava soffrire contro una squadra che davanti veramente fa male. Basta vedere i gol che ha fatto fino adesso, mi sembra 45 gol, quindi una squadra che ha qualità, insomma, però bene.